Oggi voglio parlare di un episodio che ha fatto molto discutere in città. La multa di 200 euro comminata al parroco della Chiappa. I vigili gliel'hanno fatta perché ha fisso dei volantini sui portoni delle case per indicare gli orari della benedizione pasquale. Ovviamente questa notizia ha suscitato una ridda di reazioni, nessuna di queste benevola nei confronti dei vigili urbani che hanno fatto la multa. Intanto diciamo subito che la multa sul piano formale è corretta, eh? È corretta perché si è trattato di una fissione abusiva. Ma quando mai sono entrate nella categoria fissione abusiva le comunicazioni dei parroci ai loro fedeli? Da sempre, in quasi tutti i comuni d'Italia, gli orari della benedizione pasquale delle case avvengono con fogli di carta fisse ai portoni con lo scotch. Non si tratta di informazioni commerciali né di offerte di lavoro, ma di notizie che appartengono ad una consuetudine antica di rapporti tra parroco e parrocchiani. Quella multa a Don Davide De Pietro, in nome del parroco della Chiappa, che peraltro non ha fatto obiezioni né tantomeno ha inteso sollevare un caso su questo episodio, è apparsa, come dire, fuori luogo. È stata letta dal senso comune delle persone come una tassa odiosa sull'attività pastorale. Non si ha notizia di partiti, comitati di quartiere o di associazioni multati per aver affisso l'annuncio di riunioni o di iniziative. La tolleranza in questo caso ha sempre giustamente prevalso. C'è il dubbio però che i vigili urbani in realtà volessero sanzionare il consigliere comunale di opposizione Giulio Guerri, che sui problemi del quartiere della Chiappa ha presentato un'interrogazione. Copie di quell'interrogazione erano state affisse abusivamente sui muri e portoni del quartiere. Guerri per questa ragione è stato multato e allora non si poteva forse non farlo anche nei confronti del parroco che aveva commesso lo stesso abuso. I giornali hanno parlato di una telefonata partita dal comune che avrebbe innescato il sopralluogo alla Chiappa dei vigili urbani. L'obiettivo sarebbe stato quello di contrastare l'iniziativa politica di Guerri alla vigilia dell'incontro che l'amministrazione doveva avere con gli abitanti del quartiere. Se così fosse, però, si configurerebbe un uso politico del corpo di polizia municipale e sarebbe opportuno che l'amministrazione, da questo punto di vista, puntualizzasse chiaramente le cose. L'assessore Andrea Stretti, dissimulando un po' l'imbarazzo dell'amministrazione circa il parroco multato, ha consigliato Don Davide a fare ricorso, a dichiararsi non recidivo e così a beneficiare di uno sconto significativo dalla multa. Si capisce da questi atteggiamenti e da questi suggerimenti che l'obiettivo non era il parroco. Un consiglio però vorremmo darlo anche noi all'amministrazione: eviti di giustificare multe come quelle comminate nei giorni scorsi per salvaguardare, così è stato detto, il decoro della città. Quello, il decoro, lo si difende combattendo l'accumulo dei rifiuti, le discariche abusive che proliferano ovunque, anche alla Chiappa, garantendo un'adeguata manutenzione del verde e dei palazzi storici e magari anche evitando che le pavimentazioni si sbriciolino poco tempo dopo essere state sistemate, come sta accadendo purtroppo in Piazza Verdi.